One of the best ways of knowing what Pope Francis has in mind is listening to his daily homily at the Casa Santa Marta. He kicked off the year 2014 giving priests some advice. E quanto male fanno alla Chiesa i preti Quelli che mettono la sua forza nelle nelle An so many pilgrims dream about attending a mass celebrated by the pope himself, but Pope Francis warned them that the important thing is the mass itself, not the person presiding over it. È un right? no? No one of the pope's main themes is the holy spirit back in february he explained why christians should always be open to it. along with the holy spirit the pope usually asks christians to rejoice and not to look as though they were attending a lifelong funeral. Che preferiscono le ombre alla luce della presenza del Signore. By May, the Islamic State had already caught the world's attention. The Pope confessed that he wept when he heard about Christians being crucified in Syria. Pensate che in alcuni paesi, soltanto per portare il Vangelo, vai in carcere. No? Tu non puoi portare una croce, ti faranno pagare la multa, ma il cuore è lieto. The family was also one of the main topics of the year. The Pope repeatedly asked married Christians to be open to life. Ma è meglio, forse è più comodo avere un cagnolino, due gatti. Eh? E l'amore va ai due gatti e al cagnolino. È vero o no questo? Lo avete visto voi? Eh? E alla fine questo matrimonio arriva alla vecchiaia, alla vecchiaia in solitudine. Ma without a doubt, the Pope's strongest words were addressed to all those who give in to corruption. Come cristiani, il nostro dovere è chiedere perdono per loro. E chiedere al Signore di dia la grazia di pentirsi, che non muoiano col cuore corrotto, perché saranno i cani dell'inferno a bere il loro sangue. In July, Pope Francis celebrated a Mass where a group of victims of sexual abuse were present. In the name of the Church, he begged their forgiveness. ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y humildemente pido perdón The Pope's daily masses are very well known for the examples he uses Pope Francis likes to take everyday life situations to better understand difficult ideas Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Non è un'idea idea. Sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Esistono persone. The Pope often explains that God inspires both unity and diversity in the Church. But he also warned about the dangers that threaten that harmony. Sono due. Tarli che Mangiano la consistenza della Chiesa, la debili la, fan, la fanno, la rendano deboli. La rivalità e la vanagloria. Vanno contro questa armonia con la concordia. The Pope's daily masses help understand why Pope Francis sees himself as an average parish priest who must stay close to his people.